Giuseppina Torregrossa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E bentornata davvero qui, nel posto delle parole, per raccontare il suo nuovo romanzo intitolato Al contrario, pubblicato da Feltrinelli. Giuseppina Torregrossa, leggo nei risvolti di copertina, nata a Palermo, madre di 3 figli, vive tra la Sicilia e Roma, dove ha lavorato per più di 20 anni come ginecologa. Questo è il nuovo romanzo, Al contrario. Andiamo subito, Giuseppina Torregrossa, a soffermarci su una parte importante del libro, perché non è solamente una parte estetica di richiamo e quant'altre cose. È una parte che attraversa la storia, ovvero l'immagine della copertina. Ce la vuole raccontare con questa bellissima immagine, fotografia di Ferdinando Scian? Ma ci sono due bambini che giocano con quello con cui potevano giocare, cioè uno sta a testa sotto e piedi in aria e l'altro lo tiene. Cioè, due bambini che avevano poco, come poco si avevano in quella Sicilia di quegli anni, ma forse anche in tutta Italia, ma due bambini gioiosi, allegri, perché hanno superato un momento di grande restrizione che è dato dalla guerra. E quindi questo sguardo anche verso il futuro, uno sguardo un po' al contrario perché uno sta sotto e guarda da sotto, però è uno sguardo fiducioso. È certo uno sguardo che deve essere fiducioso per forza di cose in quel niente a cui alludeva poco fa, perché il romanzo si apre proprio sul niente, con l'arrivo nel mese d'agosto del 1927 del dottor Giustino Salonia, detto Tino, che arriva alla stazione di un paese sperduto, malavacata. Siamo in Sicilia. Però Giuseppina Torregrossa, prima di entrare in questa storia, lei pone in esergo una poesia del tanto amato poeta Nazım Hikmet. Credi al grano, alla terra, all'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, dell'astro che si spegne, dell'animale ferito che rantola, ma prima di tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo. Ti diano gioia tutti i beni della terra. L'ombra e la luce ti diano gioia, le 4 stagioni ti diano gioia, ma soprattutto a piene mani ti dia gioia l'uomo. Queste parole, Giuseppina Torregrossa, questa richiesta, ti dia gioia l'uomo, la ritroviamo altro che in questa storia che si sviluppa per 300 pagine. Però prima che questa parola abbia un barlume di realtà, quanta tristezza si deve attraversare? Beh, sì, si deve attraversare molta tristezza. I momenti di crisi sono sempre quei momenti terribili. In medicina la crisi è il momento in cui il malato o muore o si riprende. Questo è un po' vale per il corpo fisico, ma vale anche per il corpo sociale. Le società, nei momenti di grande crisi, nei momenti di grande buio, dove c'è una grande tristezza, in quei momenti, se hanno la capacità di guardarsi dentro e fuori, di guardarsi bene, possono riprendersi e possono ripartire in maniera eccellente. Diciamo che questo è un momento che suggerisce anche questo pensiero, il momento della pandemia, la crisi che abbiamo attraversato, la grande crisi economica e che stiamo ancora attraversando. Ed è un momento di crisi per tutti noi, per il corpo sociale e anche per il corpo fisico, perché il Covid ci mette a dura prova. Ed è un momento di guardarsi in profondità per poter scegliere il nostro futuro. Naturalmente io ho scelto questa poesia perché è soprattutto credi all'uomo. Noi dobbiamo credere all'uomo. Dobbiamo credere ai nostri talenti, dobbiamo credere anche alla nostra capacità di stare insieme, perché in fondo quello che sembra mancare allora come adesso è la capacità, la coesione sociale, la capacità di stare insieme. Dice poco Giuseppina Torregrossa, la capacità di stare insieme. Ma lo stare insieme, anche in questo romanzo, non è una cosa che tiri fuori dal cassetto, prendi la pastiglietta e vai. No, lo stare insieme presuppone un lungo lavorio e non sempre si ha, per così dire, la cassetta degli attrezzi per capire come stare insieme. Lo scopriamo anche proprio, come dicevo poco fa, quando comincia questa storia. Lo stare insieme, arrivare in un posto dove non conosci nessuno.
È quello che succede anche a questo medico, Giustino, che arriva in questo posto solitario, a dire poco, dove subito si insinua qualche cosa. E lui che sperava qualcos'altro e invece deve fare molti passi indietro nella sua vita per ricominciare. Ma qui, per Giustino, ricominciare, la coniugazione di questo verbo è veramente molto complessa. Giustino, poverino, parte da una situazione di svantaggio perché un uomo, siamo nel 27, in pieno fascismo, Giustino viene da una famiglia, spero che mi stia sentendo. Sì, la sentiamo molto bene, Giuseppina Torregrossa. Ecco, sì, ecco, Giustino viene da una famiglia socialista e si trova subito in conflitto con quello che sono le sue origini, ma anche la fascinazione di questo potere, perché comunque Mussolini aveva un grande potere di fascino, era molto, verrebbe da dire, aveva sex appeal per gli uomini e per le donne, e si trova in una situazione di grande conflittualità, ma si trova in un avamposto, in una sorta di avamposto da Far West, da vecchio West, perché non aveva soldi, aveva bisogno di mantenere la famiglia e accetta questo posto di medico condotto. E subito si rende conto che le malattie, siamo nel 27, imperversano le malattie infettive, imperversa il tifo, imperversa la malaria, in Sicilia c'è il tracoma, che adesso vediamo solo in Africa, che è una malattia che poi provoca cecità negli individui. Subito si rende conto che la vera malattia di quella comunità è la miseria, quella miseria dalla quale lui stava fuggendo da Palermo, perché non aveva soldi, sperava di trovare una situazione più semplice, e invece si ritrova non solo con la propria miseria economica, ma con la miseria di una collettività che veramente guarda tutti i giorni in faccia la morte. Il libro, però, a dispetto del tema, che è un tema come dire forte, perché è la lotta per l'esistenza, lotta per l'esistenza che talvolta è lotta per la conquista del cibo, talvolta è lotta per la conquista delle medicine, talvolta è lotta proprio con la morte, è anche abbastanza divertente perché Giustino è un personaggio un po' particolare, un uomo fumantino. Altro che se fumantino. Sì, è un uomo anche pieno di contraddizioni, che agisce in un modo e agisce in un altro, spinto da una forza che lui non riesce a controllare. E naturalmente tutto questo si presta intanto a degli equivoci e poi anche a delle conflittualità che esplodono senza nessuna motivo, ma come spesso succedono con le liti, quante volte esplodono delle liti non si riesce a capire nemmeno da dove si è partiti, no? Si è partiti magari in Sicilia, poi in quegli anni bastava uno sguardo per suscitare dei duelli, delle offese mortali. E quindi lui, certo, si trova a fare i conti con una comunità anche malfidata, perché questi contadini che vivevano nell'entroterra, lontani da qualunque contatto con il mondo, perché non c'erano le strade, c'era un treno che ci metteva un sacco di ore, questi contadini, lo straniero è l'invasore, per cui sono sempre diffidenti e preferivano più affidarsi al mago che non al dottore per la risoluzione dei casi. E lui si trova non solo a dover conquistare una sorta di autonomia economica, ma anche a dover conquistare la fiducia di questa comunità, ma poi ne diventa il centro di questa comunità, come spesso sono i medici, lo erano perlomeno nel passato, oggi un po' meno. Diventavano il punto di riferimento per una comunità, dirimendo non solo questioni di salute, ma anche litigi, questioni giuridiche, successioni, fatti etici e morali. Insomma, funzionavano meglio dei preti. Lei poco fa parlava di malattie molto presenti. E c'è una frase all'inizio che vedo qui sottolineata tra le tante. Voi mi insegnate che quando si ha in mano la salute della gente si ha un potere illimitato. Ora, come sono vere queste parole a quel tempo, siamo nel 1927, e come sono vere oggi?
sì, lungi da me l'idea di voler far polemica o di voler raccontare una sanitocrazia, questa brutta parola che è stata coniata in questo periodo, però è proprio vero che a un certo punto si è cominciato a guardare alla scienza e alla medicina come la soluzione di tutti i mali. I medici entravano veramente nell'intimità delle famiglie e quindi avevano un potere enorme. Insomma, io ricordo, io ho avuto un nonno medico condotto, per cui ricordo benissimo quello che succedeva in questo piccolo centro, no? Con queste persone che bussavano di notte, di giorno, per qualunque cosa, per qualunque richiesta, e quanti politici venivano a bussare per chiedere voti, perché si immagini che fino agli anni 60 il 90% della popolazione, se non di più, era analfabeta in queste zone, non sapeva né leggere né scrivere. Quindi il medico era in grado di esercitare un potere pazzesco. Poi c'è stato un periodo in cui il medico ha perso molto del suo fascino, no? Si sono cominciate le class action per le malpractice, ogni azione medica doveva avere una giustificazione. Pensi a che ormai il consenso informato lo utilizziamo per qualunque cosa. Oggi di nuovo sembra che il medico abbia ripreso quota e noi aspettiamo, in questa situazione di pandemia in cui insomma sappiamo poco, tutti sappiamo poco, anche i medici stessi, si naviga un po' a vista, però aspettiamo l'oracolo ogni sera perché ci fornisca la bussola almeno fino al giorno dopo. Quindi un potere spaventoso che se mal esercitato veramente può condurre alla distruzione di un'intera collettività. Eh sì, una distruzione della collettività, perché a un certo punto poi dice l'allurdia porta malattia, spero di pronunciare bene, lavati le mani quando torni a casa con il sapone, mi raccomando. Ecco, questi sono consigli utili da sempre ed è importante. Questo libro si divide in due parti, che sembrano tutto subito delle storie diverse, ma quando entri pagina dopo pagina vedi che una attraversa l'altra, c'è un tempo degli uomini e un tempo delle donne. Qui non è una citazione dal Coelet, ma in ogni modo è la divisione di questo libro, perché è una divisione molto importante, perché qui la parte femminile gioca un ruolo fondamentale, fondativo, di relazione e di potere anche, certo. Chi gestisce, chi ha responsabilità ha anche potere, c'è poco da fare. Quello che bisognerebbe proprio capire è che non ci può essere potere in assenza di responsabilità. Il tentativo di esercitare un controllo o di dare delle direttive senza poi assumere su di sé le conseguenze di quello che succedono è una cosa praticamente impossibile. Questo succede in questo paese, succede nell'immediato allo scoppio della guerra. È una cosa che è successa un po' in tutta Italia. Allo scoppio della guerra gli uomini vennero quasi tutti richiamati, perlomeno quelli abili, anche se poi nelle fasi finali richiamarono pure gli zoppi e pure i vecchi, e rimasero le donne nelle comunità. Le donne si dovettero rimboccare le maniche, molte andarono a lavorare. Al nord questo non faceva impressione perché le donne erano già libere di uscire, ma in una Sicilia in cui il patriarcato vigeva sovrano, le donne si trovarono per la prima volta a uscire fuori di casa e a dover decidere da sole dove andare e dove poter andare. E a quel punto si dovettero assumere la responsabilità e quindi il potere anche, o perlomeno il potere e la responsabilità di occuparsi della crescita della comunità. C'erano i figli da mantenere, c'era il grano da seminare, c'era il raccolto da fare. Le donne in campagna partorivano, mi scusi se le interrompo, partorivano, se ricordo bene, lei scrive, sotto un albero e subito tornavano chine sui campi. Ma sì, certo, le contadine era una cosa... guardi, la vita dei contadini fino a un certo punto è stata qualcosa di drammatico, perché le donne partorivano e tornavano subito a lavorare con questo bambino avvolto in quella che noi chiamiamo una truscia. Gli uomini avevano la malaria, battevano i denti 3 giorni sotto un albero col febbrone e al 4° giorno, secondo che era terzana o quartana, ritornavano al lavoro gialli
come limoni. Insomma, la vita del contadino era una vita dura e di stenchi, e però indispensabile, perché senza la terra, senza il grano, noi non mangiamo, c'è poco da fare. Pertanto vanno considerati con tutto il rispetto della funzione che loro hanno. E queste donne cominciarono ad andare d'accordo, perché il potere si fonda sulle conflittualità, divide et impera, non l'ho mica inventato io. E quindi finché c'era il maschio le metteva l'uno contro l'altro, non in maniera consapevole, non era un'azione consapevole, ma solo la presenza del maschio e la competizione che avevano per il maschio più importante, più forte, per quello che dava più sicurezza, in automatico le metteva in conflittualità. L'assenza di questa degli uomini determina una nuova armonia. Naturalmente lì c'è anche molto della mia utopia, il desiderio che le donne facciano rete e che le donne riescano a collaborare l'una con l'altra e rendersi conto. Noi oggi, se imparassimo a far rete fra di noi e a sostenerci, non staremmo a parlare né di leggi di parità né di quote rosa, ecco, non parleremo più di questo. La presenza femminile è una presenza importante nella difficoltà del vivere, e questo lo vede bene il nostro Giustino, che di tanto in tanto pronuncia due parole, stungrisi. Queste due parole sono rivelatrici del suo carattere. Giustino ce l'aveva con gli inglesi, pensava che la maledizione della vita fossero gli inglesi, per cui l'offesa più forte che lui poteva fare a una persona era dirgli inglese, cioè ingrisi, in siciliano si dice ingrisi, stungrisi era come dire sto cretino. Ma nella fase finale della guerra cambia opinione a un certo punto, quando certe alleanze si delineano, no? e certi fenomeni, alleanze europee cambiano, e a quel punto cambia un po' opinione e la smette di dire anche se mi dice. E si arriva a un certo punto in questo libro, dove anche si sorride necessariamente, nonostante la miseria, ma arriva a un certo punto dove tutto intorno c'è un sinistro silenzio. La guerra, insieme con gli uomini, si era portata via il chiacchiericcio allegro delle famiglie, i sospiri delle ragazze innamorate, le serenate dei giovanotti, il paese era irriconoscibile. Non bastava la fame, la povertà, è arrivata anche la guerra. Sì, c'è un silenzio legato all'assenza della vita quotidiana, cioè a quelle serenate d'amore, alle chiacchiere degli uomini al bar, al chiacchiericcio delle comari dalle finestre. Persino i bambini erano più silenziosi, anche se sembrano risentirne meno. Non si sentono le urla dei rimproveri, non si sente il rumore degli schiaffi che volano. Stiamo sempre parlando del 40 in questo momento, quindi un periodo in cui il rumore era autorità e il rumore era vita. Forse lo è ancora adesso il rumore vita, nel silenzio meditativo forse qualcosa può crescere, ma nel silenzio sociale non credo. Credo che ci sia bisogno di far sentire la voce dei componenti di una società, tutti. Tutte queste donne che lei racconta in questo romanzo, Giuseppina Torregrossa, da che filo sono unite? Non lo so, secondo me dal fatto che stanno insieme, che vivono in questa comunità, cioè queste donne scoprono a un certo punto quanto siano importanti l'una per l'altra, ognuna ha un ruolo che è importante non solo per se stessa ma anche per tutti gli altri. Stiamo parlando di una comunità rurale, per cui la sarta che cuciva i vestiti aveva un ruolo centrale, perché senza la sarta non c'erano soprattutto gli abiti da cerimonia, perché era un periodo, non so, per i matrimoni, queste cose. Ma pensi alla c'era l'ostetrica, la levatrice che faceva nascere i bambini, e la comare vicino che si prende cura del bambino appena nato, gli fa il bagnetto e poi butta l'acqua del bagnetto
o sul pavimento se si tratta di una bambina, perché un augurio momento, che lei diventi una brava donna, che diventi una brava donna di casa, oppure fuori dalla porta per un uomo con l'augurio che abbia un futuro di grande lavoro, no? Di lavoro importante, che riesca a camminare fuori di casa da solo. Quindi sono legate dalla relazione di mutuo soccorso. Le donne sono consapevoli di far parte tutte di un organismo e senza nella conflittualità ci perdono. Però poi spesso e volentieri emergono delle conflittualità banali, stupide, così, che ci mettono l'una contro l'altra senza nessun motivo. Giuseppina Torregrossa, autrice del romanzo Al contrario, pubblicato da Feltrinelli. Siamo passati dallo sfarzo di Palermo ad un altro volto della Sicilia, Giuseppina Torregrossa, una Sicilia fatta di niente, una Sicilia povera come quella che ci racconta. Povera sì, ma con una umanità veramente straordinaria nella povertà di queste persone. Beh, guardi, non è una Sicilia fatta di niente, è una Sicilia in cui c'è un paesaggio assoluto. Un paesaggio che potrebbe essere l'assoluto kantiano, non saprei dirle, perché il paesaggio dell'entroterra, poco conosciuto, perché di solito si preferisce la costa, si parla delle località turistiche, è un paesaggio che veramente riempie l'anima, perché ci sono delle montagne altissime, con delle vallate gialle di grano, gli alberi di carrubo, ecco, c'è la solitudine nel paesaggio, però è una solitudine che rende ragione del nostro esistere, e in certe zone si percepisce anche il mito. È una Sicilia primitiva, però è così travolgente, che devo dire che io la amo moltissimo, ecco, rispetto. La costa è bellissima, insomma, noi rispetto al paesaggio non ci manca veramente nulla, neanche rispetto all'arte. La Sicilia veramente è gravida di opere d'arte, ma questo paesaggio dell'entroterra, così aspro, così selvaggio, rende ragione della nostra esistenza, ecco. Il panorama, dell'esistenza di Dio. Certo, il panorama che fa non da sfondo, ma attraverso lo sguardo di tutti questi personaggi, è protagonista esso stesso di questa storia intitolata Al contrario. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni di vacanza? Guardi, in questi giorni di vacanza io sto leggendo un saggio del professore Natalino Irti che si chiama Viaggio tra gli obbedienti. Che è un saggio straordinario, perché Irti ha una chiarezza di linguaggio che fa capire anche a me, che di diritto non ne capisco nulla, fa capire anche a me il perché dell'esistenza delle regole e del perché dobbiamo ubbidire. Guardi, io sono arrivata a metà, è un libro difficile nel senso che è semplice perché si capisce, ma difficile perché è un libro pieno di roba, non è il testo che si legge prima di andare a letto. E però io consiglio di leggere, anzi le devo dire che io lo metterei obbligatorio l'ultimo anno di liceo, perché questo testo ci fa capire che obbedire alle leggi non è un atto passivo. Noi non subiamo le leggi, ma scegliamo di ubbidire per il bene nostro e di tutta la comunità. È un testo straordinario, davvero. Però oggi... Giuseppina Torregrossa, mi scusi se la intrattengo ancora su questo, oggi la coniugazione del verbo obbedire è una coniugazione veramente molto plurale, sembra che ognuno se lo coniughi a modo suo, e qui c'è bisogno di una coralità nell'obbedienza. Beh, guardi, l'obbedienza non è che un atto cieco, l'obbedienza, come dice Irti, qua io cito testualmente, non sono io a parlare, ma l'ho fatta mia questa cosa, è legata al fatto della comprensione del testo. Se una legge è chiara, semplice e soprattutto si esprime in un linguaggio condiviso da chi ascolta rispetto al legislatore, non è complesso ubbidire, anzi si ha la gioia di ubbidire. Ma se il testo è farraginoso, se il testo è verboso, non è chiaro, perché il legislatore non ha chiaro quello che vuole dire, ognuno di noi sarà tentato di interpretare a proprio uso e consumo quella regola così oscura, e da qui nasce la disubbidienza, che non è disubbidienza, è inosservanza di una regola per ignoranza. La disubbidienza è un atto
volitive, di volontà, cioè si sceglie di disubbidire perché non si condivide, si sceglie di disubbidire alle leggi naziste. Qui invece noi oggi siamo in una situazione di grande confusione, e la confusione del legislatore rispecchia la confusione dell'intera società e ne genera ancora di nuova, perché le leggi che vengono formulate, la quantità è enorme, ogni mattina noi ci svegliamo con una regola nuova e non è mai chiara, tant'è vero che si chiede sempre: ancora non è chiaro, aspettiamo di capire. Eh sì, obbedienza e persuasione, qui andiamo a toccare due parole che già dall'antichità, della Grecia antica, forse anche prima, sono state oggetto di dibattito, perché per esempio oggi come oggi la parola persuasione assume anche questo un significato importante, no? E lo dico a lei in qualità anche di medico oltre che scrittore, perché è importante anche questo voler persuadere le persone, ma da un punto di vista razionale, ovviamente. Ma guardi, qui si tenta non di persuadere le persone, ma di... c'è una tale confusione... È un persuadere che è una convinzione. E io credo che... Guardi, io non ho difficoltà ad ubbidire alle regole, anzi sono... Insomma, soprattutto se le regole sono condivisibili e sono chiare, però le devo dire che talvolta mi scopro a violare delle regole a mia insaputa. Ecco, il problema forte di questa, la persuasione non è una persuasione occulta, o perlomeno una manipolazione. Bisogna spiegare alle persone quello che stai facendo, quello che stai loro chiedendo e perché glielo stai chiedendo. Bisogna farlo in maniera semplice e soprattutto anche in modo univoca, perché se ci sono 10 persone e ognuno di loro esprimono un parere diverso, è chiaro che l'ascoltatore è disorientato, no? Anche l'overdose di informazione su quello che è successo credo che abbia generato uno stato di sofferenza nella nostra società molto forte. Grazie, grazie davvero Giuseppina Torregrossa per il tempo grazie che ci ha dedicato. Grazie a lei, grazie. Buongiorno. Grazie, buongiorno, buona giornata.